Grazie. Grazie Alberto, professore, venga qui. Venga qui la nuova generazione di presidente. Ovvio. E guardate, a nome della Corale Libera Armonia di Rossolini, naturalmente io sono grato a te, alla tua associazione, di averci invitato. Sono parecchi anche di noi che sono qui presenti. Io personalmente ogni giorno godo della bellezza di tante donne che sono la forza della corale, perché per me la donna, voi donne qui presenti, ma tutte le donne, siete il dono più grande che Dio ci abbia potuto dare. Voi siete poesia, voi siete musica, e per me questa è veramente, parlare della donna è veramente per me qualcosa di stupendo, perché riconosco la loro sensibilità, le loro emozioni, la loro profondità. E quindi io non so altro che dirvi auguri, auguri per questa giornata, ma per tutto. Noi uomini dovremmo essere sempre fortunati, però è chiaro che c'è un problema vero, reale, lo sappiamo tutti, che i diritti devono essere uguali per gli uomini e per le donne. Non è giusto che nella realtà che ancora viviamo tante donne ancora soffrono questa diminuzione di mancanza di diritti. E quasi a volte vorrei farvi una sfida qui a tutti voi. Cominciare a dire, ma perché? Io sempre, questo lo dico a tante persone, ma perché a Rossolini non riusciamo a far sì che ci sia una donna che finalmente faccia il sindaco di Rossolini? Ma dobbiamo riuscirci. Quante volte io ho voluto votare le donne, perché riconosco la loro ricchezza, la loro capacità, il loro modo diverso di ragionare, di vedere le realtà, che per me è molto più positivo. Noi uomini, perché siamo continuamente, vogliamo lottare, vogliamo il potere, il potere, il potere. La donna vuole l'amore, vuole delle realtà stupende, meravigliose, che io condivido pienamente. Per cui, veramente, auguro a tutti voi, ti presento a tutte le donne, e viva le donne. Ciao a tutti.